Buongiorno a tutti, siamo qui al Rione Monti dove nascerà a breve l'isola ambientale di Monti. È un progetto molto importante sul quale ci siamo spesi anche durante la campagna elettorale, quindi stiamo mantenendo fede agli impegni presi con i cittadini ed è un progetto che comprende appunto una serie di interventi per far rinascere questo rione privilegiando la pedonalità e la ciclabilità, ma non solo, riorganizzando completamente il quartiere. E le varie fasi che comprenderanno la creazione di questa isola ambientale comprenderanno un allargamento dei marciapiedi di via dei Serpenti, quindi sarà più facile, più sicuro camminare per i pedoni e verranno quindi eliminati alcuni parcheggi qui su via dei Serpenti. Verrà istituita una ZTL con un accesso molto ristretto, quindi compresa tra le ore 18 e le ore 3 del mattino con esclusione dei residenti, ma comunque appunto non vogliamo creare troppi disagi e quindi saranno previsti anche dei posteggi per i residenti lungo via Cavour e lunga via Milano. Su via Cavour istituiremo delle aree di carico e scarico merci, quindi per consentire anche alle numerose attività anche artigianali, anche molto importanti e di pregio che ci sono qui al Rione Monti, per consentirgli di lavorare ovviamente con la massima facilità, perché è importante ovviamente garantire degli spazi sani per i pedoni, per i ciclisti, ma ovviamente anche per chi deve lavorare. Un altro aspetto importante è che nel corso del prossimo anno, del 2017, con ATAC bandiremo una gara per acquistare dei minibus elettrici, quindi cercheremo di ripristinare nel più breve tempo possibile il servizio di minibus elettrici che era molto efficiente qui all'interno del centro storico e che consentiva appunto di spostarsi in maniera sostenibile ai tanti residenti e anche ai tanti turisti che transitano spesso per queste aree di pregio. Ovviamente l'isola ambientale quindi comprenderà la ZTL, abbiamo detto, l'allargamento di via dei Serpenti e anche l'istituzione di alcune pedonalizzazioni, tra cui una delle forse più famose è quella di via Urbana, ma non solo, anche altre porzioni di strade verranno riservate alla pedonalità. E tutto questo io ci tengo sempre a sottolinearlo, è un aspetto: quando si aumentano gli spazi per i pedoni, per i ciclisti, i quartieri rinascono. E rinascono in maniera sana. Noi vogliamo ovviamente farli rinascere in maniera sana, quindi prevederemo, anche stiamo lavorando con la polizia locale e con gli altri enti per garantire ovviamente anche la sicurezza, quindi per evitare che delle isole ambientali si trasformino poi in realtà in terra di nessuno, in movida selvaggia. Ovviamente tutti hanno diritto di divertirsi, ma facendolo rispettando gli altri e quindi anche rispettando i residenti. Quindi siamo convinti che iniziative di questo tipo, se gestite bene, se organizzate bene tra tutte le realtà della città, possono apportare dei vantaggi concreti e importanti, perché come dicevo, quando si limitano gli spazi per le automobili private e si aumentano gli spazi per pedoni, ciclisti e per il trasporto pubblico, i quartieri rinascono sia come attività ma anche come valori degli immobili. Quindi ripeto, è un'iniziativa importante che concluderemo nei prossimi mesi e che consentirà a questo rione di rinascere all'insegna della pedonalità, ma non solo, ripeto, di una migliore qualità della vita e di poter vivere in maniera più sana gli spazi stupendi che questa città offre. E quindi appunto dicevo spazi, perché poi non ci fermeremo al Rione Monti, l'idea è di estendere progetti di questo tipo anche ad altri quartieri del centro storico, ma non solo. È un'attività importante che già abbiamo avviato con gli altri municipi, è quella di istituire almeno un'isola ambientale in tanti municipi. Io vengo dalla periferia e vi assicuro che anche in periferia interi quartieri che oggi sono tagliati a metà dalle automobili potrebbero rinascere e potrebbero apprezzarsi maggiormente gli spazi se fosse ridotto un minimo lo spazio che si dedica al trasporto privato. Veramente è un aspetto che voglio sottolineare ancora una volta, perché è importante, non è banale. Quando, sì, lo vedete infatti adesso è un po' complicato, anche a livello di audio, di rumori. E aumentare gli spazi per pedonalità e ciclabilità significa consentire ai cittadini di vivere maggiormente gli spazi, perché le automobili o i mezzi più pesanti spesso sono una barriera verso il resto della città. Quando ci si sposta in bicicletta o a piedi si vivono maggiormente gli spazi e quindi allo stesso tempo quegli spazi sono anche maggiormente tutelati, sono maggiormente presidiati. Questo è un aspetto fondamentale per quanto riguarda la sicurezza. Oggi molti quartieri, anche semicentrali, sono terra di nessuno perché sono tagliati dalle automobili, quindi nessuno vive
e a fondo quegli spazi e quindi nessuno se ne cura. Quindi ecco, un pochino questa è la filosofia che ci ha spinto ad avviare questo progetto. E poi coincidenza, vedete dietro le mie spalle è passato il servizio di van sharing di Roma Capitale, il car sharing della nostra città, gestito da Roma Servizi per la Mobilità, con dei mezzi elettrici, quindi con dei furgoni a basso impatto ambientale elettrici. Anche questo servizio ovviamente lo potenzieremo per consentire chiaramente a chi appunto deve svolgere comunque il proprio lavoro di farlo in maniera assolutamente sana, sostenibile, economica e sicura. Questo servizio, che ad oggi comprende un paio di vetture, cercheremo di ampliarlo, perché stiamo vedendo adesso lo stanno utilizzando delle persone, è un servizio molto utile che la nostra città sta portando avanti. Quindi ecco, spero di avervi riassunto un pochino quella che è questa nostra iniziativa, che come ho detto si allargherà anche ad altre zone della città, perché la città può veramente rinascere se si gestiscono in maniera un pochino più attenta gli spazi. Sì, volevo aggiungere che a differenza delle amministrazioni precedenti, come sapete il progetto di pedonalizzazione dei pedefori era strumentale comunque all'avvio dei lavori del cantiere della Metro C, quindi non si può parlare in quel caso di veri e propri progetti o di idee di città che andavano a soddisfare l'esigenza di riequilibrare gli spazi di mobilità in favore dei pedoni e ciclisti. È un progetto appunto che è completamente differente, è molto importante cominciare ad avviare con questo progetto, che comunque per noi è un progetto pilota, quindi andremo a monitorare nel tempo quelli che saranno i cambiamenti o le indicazioni che verranno da parte della cittadinanza, indicazioni che comunque in ogni caso, per quello che riguarda nel dettaglio la pedonalizzazione di via urbana, stiamo comunque portando avanti, e ci saranno, come abbiamo già detto, degli incontri per valorizzare ancora di più quello che è un progetto di base che per noi comunque è imprescindibile, perché l'idea, come diceva Enrico, è quella di cominciare a caratterizzare la città con un sistema a rete che metta in qualche maniera in connessione le varie isole ambientali che stiamo comunque definendo, progettando all'interno di agenzia. Questo concetto di rete è fondamentale, perché è chiaro che dà, oltre al discorso legato alla mobilità, dà dei valori che vanno in direzione della salute e quindi di una migliore qualità della vita, quindi soddisfano dei criteri ambientali che finora in una città, in una città come Roma, non sono mai stati presi in considerazione seriamente. Detto questo, noi ora continuiamo a procedere rispetto a questa iniziativa, siamo ben felici di poterla comunque gestire, perché era nel nostro programma. Quindi passo la parola a Giusy, che comunque... Io sono contenta di questo video che stai girando in questo momento, perché le persone possono vedere in che stato di soffocamento dagli automezzi e dal traffico si svolge la vita in questo squarcio di monti. Praticamente in un tessuto urbano così delicato, così prezioso, così importante anche storicamente, cioè non è possibile fare due passi senza essere continuamente schiacciati da una parte e dall'altra, siamo soffocati in mezzo alle lamiere. Quindi io ritengo questo, dalla parte della nostra sindaca, un grande segnale di attenzione nei confronti del cittadino e del suo benessere. Per la prima volta, credo, le promesse elettorali vengono messe in pratica, perché la nostra sindaca aveva dato ascolto alla famosa raccolta delle 1200 firme che chiedevano la pedonalizzazione e aveva promesso appunto che avrebbe proceduto non appena eletta, e lo sta facendo. E lo ritengo molto importante perché proprio in questo momento in cui lo stato dell'aria si sta proprio deteriorando, in questi giorni noi stiamo andando incontro a dei picchi di inquinamento dell'aria molto elevati che ci stanno costringendo alla sospensione del traffico, giornate ecologiche, targhe alterne, eccetera, eccetera, che comunque sono, come sappiamo, appunto le macchine, sono dei palliativi, cioè non ottengono poi un risultato a lunga scadenza, ma semplicemente riducono le soglie momentaneamente dell'inquinamento dell'aria. In questo momento in cui noi, il governo, cioè scusate, sul blog di Beppe Grillo, si sta discutendo il primo punto del nuovo programma di governo sulla politica energetica e che sta andando verso la riduzione dell'uso dei combustibili fossili e verso invece la scelta di fonti energetiche alternative e sostenibili. Quindi questo significa che la Giunta Raggi sta lavorando concretamente
per la tutela dei cittadini, contrariamente alle chiacchiere che vengono fatte da anni ormai, dal governo di questo municipio sulla, sul supporto alla, all'ambiente, alla tutela dei cittadini, che però non si sono mai concretizzati in nulla se non in progetti fumosi e mai realmente attuati. Sì, volevo aggiungere solo un dettaglio, siamo su quello che è il sedime della vecchia via del sale che collegava il mare con le montagne. Nel tratto che attraversa il centro l'isola di Berina prende il nome di Arghiletum, anche questo fa capire quanto è importante valorizzare, tenendo in considerazione tutti quelli che sono gli aspetti di una città che comunque ha un valore inestimabile in termini di memoria storica. E anche questo credo è, se messo in connessione, ripeto, con quello che abbiamo anche nei municipi di cintura, è un valore, capito, che può portare a ulteriore turismo, ulteriore interesse, aprire verso nuove porte di sviluppo rispetto alla città. Sì, quindi concludendo volevo aggiungere un ultimissimo aspetto. Tutto questo progetto ha seguito una fase, devo dire, molto partecipata e condivisa con le diverse realtà di questo quartiere e di questo rione. Ovviamente oggi abbiamo elencato gli aspetti principali di questo progetto, ma siamo ancora ovviamente aperti a limare alcuni aspetti, a modificarli, a implementarli, ascoltando sempre le esigenze di tutti. Grazie. C'è una signora che ci sta facendo i complimenti in diretta, ci sta guardando in diretta dal...